classica, classica. Poi cercare un chiaroscuro più semplice, anche più leccato, più ordinato, non so come lo voglio definire. Più sfumato. Non è che magari per forza un segno pazzesco. Lo scuro così va bene, va benissimo. Non è niente che non va. L'importante però è cercare di avere presente quanto è ampio il linguaggio. Ampliare il vocabolario, tutto lì. Questo chiaramente è l'approccio più lento, perché fare un chiaro scuro più ordinato, più metodico, richiede più tempo. In questo caso il fondo ce lo mettiamo dopo, però la valenza del fondo deve essere strettamente in rapporto con quella del soggetto. Il punto di massimo scuro mediamente in questo, nel disegno, nel nostro soggetto si trova. Massimo scuro è più o meno l'ombra portata del labbro superiore, però questo essendo nero, il pannello dietro sarà un nero sempre più forte del massimo scuro che abbiamo, che sarebbe qua. Quindi qui noi abbiamo un nero che può arrivare qui magari, ma non può arrivare qua. Altrimenti questa relazione salta. Tutte le relazioni fanno parte di equilibri, sia che parliamo di persone che di scarabocchi. Ok, poi faccio l'ultimo e basta, non vi annoio oltre. Possiamo trovare un po' un compromesso tra le due cose. Un segno molto libero, e dal segno stesso poi nascono i punti più chiari, i punti più scuri. E due. No, ma era, non so, è la mina che è scassata. Lo stavo calcando. Che è un po' come quello che avete visto la penna a biro. Chi è che mi diceva quello della penna a biro prima? Sei tu. Sono io. Giulia. Sì. E stai. Come quello diceva Giulia, come hai fatto quel casino di segni? Sì. Poi alla fine un disegno. Più o meno lo sto facendo adesso. Alla fine funziona, cioè come funziona quello che hai visto là. Funziona pure qua. L'importante è che tu trovi. Alla fine di tutto, nell'economia generale di disegno, trovi l'equilibrio dei punti chiari e dei punti scuri, trovi la composizione, le forme, il disegno, tutto quello che ci siamo detti. Poi, se disegno come uno che ha il Parkinson, no, ma più bello, poi una forte valenza espressiva. Cioè, questo non ha qualcosa in meno di questo, per niente, lo vedete pure voi, è solo diverso. Non ha niente in meno di questo, questo di questo, però a vederlo dire oddio, si può fare invece. Cioè, ditevi sempre, quando avete davanti un qualche campanello d'allarme, qualcosa che vi blocca, perché no? Chiedetevi, perché non si può fare? Spesso scoprite che, anzi, quando disegniamo, quando dipingiamo, non c'è niente che non si può fare, non c'è niente che non vada bene, assolutamente no. Va bene tutto, l'importante è che troviate la dimensione giusta di quello che fate. Come vedete, scarabocchi incomprensibili,
possono trovare un loro posto. Vabbè, l'avrei capito il concetto. Ok? Allora, adesso sarebbe bello un po' cercare di lavorare voi con una consapevolezza un po' diversa, cercando di ampliare la vostra gamma espressiva, fondamentalmente, è quello che mi interessa. Allora, non vi faccio fare i soliti, per carità di Dio, perché ci vuole un dolore solo per trovare con la geometria, la prospettiva, per carità. Magari non va bene anche questo? Proviamo. Sì, va bene, lascio direttamente questo. Sì. Da laggiù, come lo vedete? Frontale. No, nel senso, distinguete bene i dettagli. Sì, frontale. Sì. In questo caso anche abbiamo... Allora, cercate adesso di ricucire tutto quello che abbiamo detto. L'altra volta sul segno, la pressione, come abbiamo detto adesso sull'ombra propria, l'ombra portata, tutta l'ombra portata, ce l'ha il labbro, ce l'ha il naso, ce l'ha l'arcata sopraccigliare, ce l'ha questo oggetto sul fondo. Ok? Ma li dobbiamo fare tanti. Vi lascio totalmente liberi su questo. Potete fare anche un solo lavoro cercando più forme. Questi vanno bene anche rapportati in un unico disegno, eh? Non so, adesso non mi ricordo quello che c'è qui dentro. Non è che ci sia perché. Perché non ti ricordi se non io mi vado dalla B in su. Ok, quindi la B. Sì, niente di meno di una B. Niente di meno di una B. Per esempio questo qua, che è un secondo. Lo sei mangiato tu? No. Il castoro, che è? Era buono? Digerito tutto, sì. L'idea è una B sicuramente, almeno questa è almeno una B. Questa è scura, la volevo riprendere. Questa è minimo una 2B, minimo. Allora no, questa è una 4B, quella. Almeno 4-5B, sì. E per esempio questo qua, ma questo io l'ho fatto sull'autobus e vedete ci sono segni molto casacci. Sono segni circolari, un pochino più metodici, e poi tutto questo ha delle linee proprio. Queste non sono linee, queste invece sono linee. Ok? E magari poi in questo potete aprire delle luci con le gomme, cioè potete intervenire a più livello, in più modi. Ok, l'importante è averli presenti. Poi tutto quello che abbiamo visto adesso una volta io vedo da un metro di distanza, e potete metterli insieme in un unico disegno. Questo per esempio ho ritagliato prima il fondo. Qui non ho tirato lì, per esempio. Qua per esempio, vedete, qua nemmeno l'ho disegnato i vasi, però voi sapete che ci sono due vasi qua, ho fatto solo il fondo. Ci stanno mille modi. Qua per esempio il fondo è tutt'uno con il vaso. Ci stanno